Bene, ragazzi, allora chi mi saluta è la Lucy. Ciao Lucy, grazie per il tuo feedback. Iniziamo subito a condividere questa diretta. Mi raccomando, condividetela anche voi se pensate che possa essere utile a qualche vostro amico. Potete condividerla sul vostro diario, potete direttamente taggarlo nei commenti. Intanto guardo chi sta arrivando perché non vi vedo dalla piattaforma e quindi vi saluto da Facebook. Ciao Lucy, ciao Dani, buongiorno Claudia, ciao Veronica, ciao Brigitte e quindi insomma state arrivando. Molto bene, molto 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 bene. Allora ragazzi, entriamo nel vivo della chiacchierata della live di oggi che riguarda il nostro piatto sano, quindi il desiderio di innescare delle sane e buone abitudini alimentari. Innanzitutto, quello appunto da cui vorrei partire, ragazzi, è l'importanza di abbinare a una sana attività fisica anche delle buone abitudini alimentari, perché nutrizione e allenamento vanno di pari passo e dovrebbero essere viste come una sola cosa. Per avere un corpo sano e forte, vanno considerate queste due aree in maniera sinergica. Proprio perché è importante l'alimentazione per potenziare il nostro corpo e la nostra salute, oltre all'attività fisica. Il miglioramento della nostra salute, del nostro corpo, sia fisico che mentale, passa attraverso l'attività fisica, ma anche attraverso ciò che mangiamo, quindi sia attraverso quello che noi facciamo, sia attraverso quello che noi mangiamo. Però molto spesso la soluzione migliore, la strategia migliore non è una dieta vera e propria, in quanto, come abbiamo già visto nelle volte precedenti e come mi avete confermato voi stessi, tantissimi, chi di noi non ha mai iniziato una dieta, ma le diete tendenzialmente sono sinonimo di restrizione e quindi diventano difficili da protrarre a lungo tempo. Ecco perché diventa davvero difficile poter vedere, sviluppare e innescare una dieta in un percorso di cambiamento, mentre invece sono molto più funzionali delle piccole e semplici azioni che possiamo mettere in pista quotidianamente, per appunto creare il nostro regime alimentare, delle nostre buone abitudini alimentari, un po' come per l'attività fisica. Se non l'hai mai fatta, non è sicuramente la strategia migliore iniziare a pensare di andare a correre 5 km, ma forse è meglio partire da 10 minuti di camminata al giorno. Quindi, quando parliamo di alimentazione e attività fisica, la strategia è tendenzialmente la stessa. Mi rivolgo soprattutto a tutte le persone nuove che ci sono sul gruppo, che magari ancora non fanno attività fisica in maniera regolare. La strategia è esattamente la stessa, non è mettere in atto subito un programma di allenamento, ma iniziare con delle semplici azioni quotidiane, come appunto 10 minuti di camminata tutti i giorni, sono molto più utili per innescare un'abitudine che andare a camminare un'ora una volta alla settimana, senza contare il fatto che oggi non possiamo neanche fare quello. Quindi fare 10 minuti di esercizio tutti i giorni insieme a noi come il risveglio muscolare o l'1x30 è molto più funzionale all'installare quella abitudine. E la stessa cosa vale per l'alimentazione, quindi è molto meglio iniziare a fare delle piccole azioni di attività fisica e di alimentazione piuttosto che iniziare un percorso di attività fisica troppo intenso, troppo lungo, troppo impegnativo o una dieta troppo difficile, troppo restrittiva, con troppi sacrifici, perché entrambe le cose sono in realtà la principale causa di fallimento di questi percorsi. E come abbiamo visto, il fallire ci porta poi a evitare di riprovarci, no? Perché chiaramente quando noi falliamo in una cosa non ci sentiamo bene, anzi, pervade un senso di frustrazione, no? Quindi,
Nessuno ha voglia di riprovare e di ritentarci. Ecco che tendenzialmente poi lasciamo perdere, evitiamo di reiscriverci in palestra, evitiamo di reiniziare una dieta, quando in realtà era l'approccio probabilmente sbagliato. Come dicevo l'altra volta, non c'è una dieta che non funziona o un programma di allenamento che non funziona. L'importante è fare i passi e gli step giusti e soprattutto innescare quel qualcosa che sia sostenibile a lungo tempo. Ed è proprio per questo che ho scelto di parlare in questa rubrica del piatto sano dell'approccio di Ongaro, che è appunto un ex medico, si occupava della prestazione, della preparazione degli astronauti. E quello che mi piace è che lui non è. Non sceglie le diete un po' a moda, no? Non abbraccia una linea alimentare particolare, come può esserci la moda della dieta zona, la moda della dieta proteica, la moda della dieta low carb, la moda della dieta del gelato, non lo so, adesso chi più ne ha più ne metta, la moda della dieta paleo, la moda della dieta digiuno, la moda della chetogenica, ce ne sono davvero un milione. Lui non segue la moda del momento della dieta, ma attraverso dei consigli molto pratici e molto semplici, che hanno delle risposte assolutissimamente scientifiche, dà delle piccole strategie che possiamo mettere in atto da subito. Ed è per questo che oggi voglio dare i numeri insieme a voi e quindi darvi questi piccoli consigli. Partiamo dai sei consigli che lui dà da poter mettere in pratica fin da subito, anche perché, ragazzi, perché è importante farlo oggi, perché oggi non so voi se vi siete resi un pochettino conto, ma sicuramente le nostre abitudini, le nostre routine sono cambiate. Il fatto di stare in casa, anche se per quello che mi riguarda e quello che riguarda probabilmente anche a voi, ci ha dato molto più tempo per fare attività fisica, ne facciamo anche di più di quella che facevamo prima. Probabilmente per voi che siete in questo momento collegati è così. Dall'altra parte, però, lo stare in casa fa sì che il nostro dispendio energetico quotidiano è sicuramente minore rispetto alle abitudini e alle routine, allo stile di vita che avevamo prima. Ed è proprio per questo che dobbiamo mettere in atto delle strategie, senza contare che stando a casa abbiamo già visto che noia, stress, tensioni, la Pasqua, eccetera, ci portano a cercare poi nel cibo una ricompensa, una gratificazione, una coccola. E questo però a lungo termine, visto che ci si chiede di stare a casa ancora un po', a lungo termine non può andare che a gravare su quella che è la nostra salute. E quindi oggi è importante ribilanciare questo asset, no? E quindi modificando le nostre abitudini, le nostre routine, dobbiamo anche un pochettino tirare il freno a mano e cercare di prestare attenzione all'alimentazione. Lo possiamo fare proprio oggi che abbiamo un pochettino più di tempo, non attraverso, come vi dicevo prima, delle diete restrittive o chissà quali sacrifici, ma iniziando ad attuare delle piccole strategie. Ok? Quindi in realtà, ragazzi, prima di iniziare vorrei sapere da voi come sono andate le prime settimane, se vi sembra di mangiare meglio, mangiare peggio, mangiare di più, mangiare di meno, fare più aperitivi, cercare più dolci, se avete sgarrato in questo weekend di Pasqua e Pasquetta. Io da una parte mangio meglio perché riesco a stare più attenta e più organizzata. Dall'altra parte, però, c'è qualche sgarro in più, di qualche aperitivo in più, del gelatino in più, quello sì. Quindi, se da una parte, però, mangiando in casa si evitano tutte quelle uscite, tutte quelle occasioni conviviali per magari sgarrare un pochettino di più e quindi in casa si riesce a cucinare in maniera più sana, però è anche vero che c'è magari la torta in più, la focaccia integrale in più, che per carità sono tutte cose molto sane, ma rispetto a prima, stando molto più tempo seduta alla scrivania, stando molto più tempo sul divano, chiaramente diventa appunto difficile
compensare. Quindi, se vi va, datemi un vostro feedback, ditemi come state vivendo voi questi giorni e come vi sembra di riuscire a organizzare alimentazione e attività fisica. Dopodiché potremmo iniziare a dare i numeri. Se avete carta e penna, prendeteli. Anche se poi trovate sempre la diretta salvata sul gruppo e subito dopo caricata anche su YouTube, così potrete andare anche a rivedervi quelle cose che vi sembravano più interessanti a prendere nota. Quindi senza dimenticare le percentuali del nostro piatto sano, però iniziamo a fare un passettino verso qualche strategia e qualche scelta migliore, anche se le percentuali del piatto sano rimangono, ma le vedremo ancora meglio nella prossima puntata. Prima vorrei darvi questi sei consigli. Allora, il primo riguarda gli zuccheri, che ahimè sono un punto assolutamente dolente, ma è anche quella cosa, gli zuccheri raffinati, che ci fanno più male alla nostra salute. Quindi la prima cosa è, non dico di eliminarli completamente, ma potremmo provare a dimezzarli, tutto al 50, quindi senza cambiare o senza stravolgere, ma a dimezzare tutti gli zuccheri. Quindi se state mettendo 2 cucchiaini di zucchero nel caffè, ne mettiamo soltanto uno. Se state facendo una colazione con 6 biscotti, ne mangiamo 3. Se mangiate 2 gelati alla settimana, ne mangiamo uno e via dicendo, via discorrendo. Ok? Quindi, prima cosa, provate a dimezzare gli zuccheri. Ok? Mi raccomando, se avete delle domande, scrivetele nei commenti che prima della fine della live rispondiamo a tutti. Ok? Sempre riguardo a questo, ah no, scusatemi, quindi gli zuccheri abbiamo detto a metà. Secondo punto, secondo consiglio, i cereali. Prova a sostituire tutti i cereali raffinati con cereali integrali, quindi la pasta con la pasta integrale, il riso bianco con il riso integrale, il pane con il pane integrale, i biscotti con i biscotti integrali, quindi prova a sostituire tutti i carboidrati con una fonte di carboidrato appunto integrale. Per quello che riguarda il pane, se riesci, dimezzalo, se no, consideralo come la fonte di carboidrato principale del pasto. Quindi non abbinarmi la pasta al pane o il pane alle patate, ma ipotizzando il nostro piatto unico, quando mangi il pane è quel 25% di carboidrato che proviene dai cereali, poi abbiamo l'altro 25% nel piatto di proteine, delle uova, e poi abbiamo il 50% del piatto di verdure miste. Ok? Quindi se non vuoi appunto eliminare il pane o ridurlo a metà, però evita di abbinarlo a pasta o pane. Quando hai la pasta integrale o il riso o le patate, quella sono la tua porzione di carboidrato nel piatto unico, nel piatto sano. Quando invece hai il pane, non hai pasta, riso e patate, ok? Quindi scegli in questo 25% o una cosa o l'altra. E ultima cosa riguardo ai cereali, prova a eliminare invece tutto quello che sono i prodotti confezionati, quindi i cracker, i pasti pronti, tutti quei prodotti un po' industriali. Queste sono le strategie riguardo appunto al secondo punto e quindi il secondo consiglio dei cereali. Il terzo, le verdure. Come vi dicevo, per me è un argomento un po' ostico perché mi rendevo conto che nel mio piatto sano c'era la verdura, non sempre, tendenzialmente molto di più a cena rispetto che a pranzo. Ma soprattutto non era in quella percentuale, però prima di avvicinarci alla percentuale possiamo fare un altro step e quindi iniziare sempre il pasto con le verdure cotte o crude come preferite, però la prima fonte, il primo step è mangiare le verdure prima di tutto il resto. Questo è un altro stratagemma. Poi passiamo alla frutta.
E a parlare degli spuntini, ragazzi, gli spuntini sono fondamentali perché evitano di farti arrivare affamato al pasto principale, quindi evitano poi di farti fare un po' di sgarri e di abbuffate. Quindi prova a iniziare a inserire un frutto a metà mattinata per quello che riguarda la frutta fresca e per quello che riguarda invece la frutta secca, prova a inserire una manciata di frutta secca a metà pomeriggio come spuntino del pomeriggio. Mi raccomando, frutta non, no, la frutta secca non salata, non tostata, noci, mandorle a metà pomeriggio, a metà mattina invece la frutta. Ultimo step sono le proteine. Riguardo alle proteine, prova a inserire almeno in almeno 3 pasti della settimana il pesce. Mi sembra che siano cose molto semplici, però ragazzi, ditemi la vostra perché non vedo i vostri commenti, non so se ci siete, cosa ne pensate. Ditemi se vi sembrano delle cose fattibili, delle cose difficili, poi la prossima settimana mi direte dove avete trovato più o meno difficoltà. Ricapitolando, gli zuccheri li riduciamo tutti a metà, ok? I cereali passiamo da quelli raffinati a quelli integrali e quando scegliamo il pane come cereale è soltanto il pane ed eliminiamo un po' i prodotti industriali confezionati. Le verdure, inizia ogni pasto con la verdura. La frutta fresca, inserisci un frutto a metà mattinata. La frutta secca, inserisci una manciata di frutta secca a metà pomeriggio. E le proteine, inserisci il pesce in almeno 3 pasti della settimana. Ok, questo sempre seguendo i consigli del nostro Ongaro. Ok, bene. Proseguiamo con l'altro numero. Ti avevo detto 3 pensieri da fare prima di iniziare questo percorso. Quindi la strategia e i passi da poter mettere in atto da domani, facili facili, senza fare grossi stravolgimenti o dover acquistare chissà che cosa, dover cambiare chissà cosa, te li ho detti. Adesso prova a pensare a 3 cose, quindi prima di iniziare questo percorso. Allora, la prima è inizia a pensare a come ti vorresti vedere, immaginati di guardarti allo specchio tra un mese e a pensare, qualcuno mi chiede i legumi rientrano sempre nella parte delle proteine che quindi possono essere alternati a quello che sono, a quello che è abbiamo detto, il pesce 3 volte alla settimana. Abbiamo detto che nel piatto sano le proteine hanno quel 25% e quindi io so che 3 volte alla settimana inserisco il pesce. Nelle altre volte posso giocare tra i legumi, le uova. Se stiamo parlando della colazione, anche per esempio lo yogurt, se stiamo parlando dei pasti, anche il formaggio, la carne, cercando di prediligere quella bianca e di cercare di un pochettino, insomma, quella rossa, proprio mangiarla un po' di meno. Quindi prediligere. Dopo aver scelto, dopo aver pianificato le mie 3 volte in cui mangio il pesce, in tutti gli altri piatti sani, piatti unici, pranzo e cena, io posso giocarmi quel 25% del mio piatto tra i legumi, le uova, i formaggi, legumi, uova, formaggi, carne bianca e cercando di, insomma, minimizzare il consumo della carne rossa. Ok, poi, altra domanda. Le gallette di mais al posto del pane sono ottime? Assolutamente sì, perfetto. E ve le consiglio anche al posto delle fette biscottate. Innanzitutto sono molto 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 più sane perché sono appunto fatte esclusivamente di mais, mentre invece anche le fette biscottate integrali è davvero difficile trovarle al 100% integrale. E proprio per questo ne potete mangiare anche
molte di più. Quindi, se dovete scegliere, insomma, anche 4-5 gallette di mais a colazione rispetto alle 3 fette biscottate integrali, questa potrebbe essere più o meno la proporzione. Sicuramente sono più, insomma, ne potete mangiare di più e vanno meglio perché appunto sono innanzitutto fatte solo di mais, esclusivamente di mais, e appunto è difficile trovare delle fette biscottate completamente al 100% integrali. Le fette biscottate con la marmellata vanno bene, cercate appunto di prediligere le fette biscottate guardando negli ingredienti, se effettivamente sono fette biscottate integrali, è difficile trovare quelle giuste proprio al supermercato, quelle tendenzialmente più commerciali, non sono proprio ottimali. E la marmellata, se riuscite sempre a prediligere una marmellata che abbia almeno il 60% di frutta, a meno che stiamo parlando di marmellata fatta in casa senza zucchero, allora è perfetta. Non so chi sta scrivendo e quindi dipende sempre un po' tutto da che fette biscottate e che marmellata. Se stiamo parlando di prodotti industriali, rientrano nel consiglio degli zuccheri di dimezzarle, ma se avete troppa fame, chiaramente dimezzandole, il mio consiglio è quello di sostituirlo con, per esempio, le gallette di mais e una buona marmellata che abbia scusate, stavo cercando di guardare chi è che aveva commentato, una buona marmellata con una percentuale più alta possibile di zuccheri, o se riuscite in questi giorni a farla in casa, ragazzi, sarebbe davvero davvero favoloso e davvero perfetto. Stella chiede: per la colazione come funziona il piatto sano? Funziona nello stesso modo. Parleremo anche adesso alla fine della live della colazione. È chiaro che per noi italiani che la colazione è principalmente una questione di gusti dolci, è un pochettino più difficile modificarla, però non è impossibile. Nel piatto sano noi abbiamo il 50%, abbiamo detto, di carboidrati buoni, quindi provenienti da frutta o verdura, per cui possiamo mettere, per esempio, nel nostro 50% la frutta. Quindi ipotizziamo delle fragole, sapete che adoro le fragole. Poi abbiamo il 25% di carboidrati invece provenienti da cereali, possiamo mettere, per esempio, dei fiocchi d'avena. E poi abbiamo il 25% di proteine, e qui possiamo mettere lo yogurt, uno yogurt magro senza aggiunta di zuccheri, uno yogurt greco, e abbiamo composto il nostro piatto sano con le giuste percentuali. Ok, stessa cosa può essere al posto dello yogurt, per esempio, una ricottina, può essere per esempio le gallette di mais con la ricotta e un velo di marmellata, e poi a parte posso aggiungere della frutta. Ditemi se queste soluzioni vi possono piacere. Potrebbero essere delle uova con una fetta di pane integrale e a parte della frutta. Ditemi se queste soluzioni vi piacciono o se avete voglia di provare a ipotizzarne un piano, un paio, le vediamo insieme. Stella, cosa ne pensi? Come sei abituata a fare la colazione oggi? Così vediamo subito. Intanto, ragazzi, continuate con le domande. Io intanto spero di avervi risposto. Lucy, dimmi se ti ho risposto. Marisa, dimmi se hai voglia, che cosa intendevi per fette biscottate, qual erano le tue abitudini di fette biscottate e di marmellata. Stella dice ok per lo yogurt. Quindi ok, diciamo che yogurt, ricotta, uova, quello rientra tutto nella parte di alternativa proteica per la colazione. Come carboidrati abbiamo o il pane o le fette biscottate o le gallette di mais o i cereali, quindi appunto per esempio i fiocchi d'avena, e la parte invece di verdura è sostituita dalla frutta. Caffè, fette biscottate con marmellata, succo senza zucchero. Sì, per quello che riguarda la regola del piatto sano, manca
la parte proteica, e quindi se vuoi aggiungere anche solo per iniziare, anche magari non stando così particolarmente attenta alla percentuale, ma anche solo un piccolo passo per iniziare, Stella, potresti stendere un velo di yogurt greco sulle fette biscottate insieme alla marmellata. E poi se vuoi a parte aggiungi un frutto, così aumentiamo la percentuale del nostro piatto sano con la frutta che deve essere al 50%, abbinata delle fette biscottate integrali con la marmellata, un velo di yogurt prima e poi la marmellata, e andiamo a iniziare a bilanciare un po' di più nella direzione del piatto sano. Molto bene. Stavo dicendo, ragazzi, prima di iniziare qualsiasi percorso, dobbiamo però partire anche da dei pensieri, e quindi proviamo a ipotizzare come ci vorremmo sentire, come ti vorresti sentire tra un mesetto, quali sono le cose che vorresti migliorare. E soprattutto la seconda domanda che ti devi fare, quindi non tanto il peso che vuoi raggiungere, quanto come ti vorresti vedere. Immaginati allo specchio, immaginati come ti vorresti vedere, la prima domanda. La seconda domanda che ti devi fare subito dopo è: come ti sentiresti a raggiungere quella visione di te? Quali benefici potresti ottenere? Come ti sentiresti in relazione a quello? E quindi non parlo solo prettamente dell'obiettivo estetico, ma se potresti averne dei benefici nel mal di schiena, dei benefici ad abbassarti a piegarti per legarti le scarpe, dei benefici a giocare con i tuoi nipotine, se avresti dei benefici a portare la busta della spesa senza avere il fiatone, se avresti dei benefici un domani che torniamo alla vita reale a fare una corsa, a giocare nel parco con i tuoi figli, se pensi che raggiungendo quell'ideale avresti anche dei benefici a livello mentale, quindi vedendoti meglio, se ti sentiresti magari più sicura di te, e quindi magari con una felicità, uno stress più basso, una felicità più elevata. Quindi prova a collegare come ti sentiresti, a cosa accadrebbe se tu riuscissi a migliorare quelle cose a cui hai risposto alla prima domanda. L'ultima domanda che ti devi però fare è pensare non solo alle cose che vorresti migliorare, ma prova anche a pensare a tre cose che invece di te ti piacciono. Quindi prova proprio a pensare a tre cose, a vederti allo specchio e a pensare a tre cose per cui invece sei grata, sei grato, che ti piacciono, e che cosa sarebbe se no tu non le avessi. Ok? Quindi non sempre pensare in negativo, ma anche in positivo. Quindi questo era il secondo numero, le tre domande che ti devi fare. L'ultimo numero che vediamo prima di andare in chiusura, come dicevo prima, a stelle, è proprio legato alla colazione, è legato a una cosa che non sai sul caffè. Ragazzi, come vi dicevo prima, noi italiani siamo abituati o a non fare colazione o a prendere un caffè al volo o a fare colazione al bar, tendenzialmente prediligendo una colazione dolce, pensando che anche una colazione come un caffè latte o un cappuccino siano assolutamente leggeri. Mi dispiace per tutti gli amanti del caffè latte. Qualcuno chiede se il latte si può prendere, assolutamente sì. Poi sul latte si aprono una serie di filosofie di pensiero sulle quali io non mi pronuncio perché non è il mio ambito, però il latte si può prendere, salvo condizioni particolari. Non insieme al caffè, era proprio quello che volevo dirvi, che a volte non sono tanto dei cibi che danno problemi, ma degli abbinamenti, come prima, per esempio, abbiamo visto il pane con le patate, il pane con i cereali, con la pasta, eccetera. In questo caso, caffè e latte, e di conseguenza anche il cappuccino, sono assolutamente da evitare, perché insieme vanno a produrre un enzima che rende la digestione estremamente complicata, estremamente lunga. Pensate che ci vogliono circa 3 ore per digerire il cappuccino o il caffè latte. Quindi vedete bene che non può essere considerata
una colazione leggera. Se in più ci abbiniamo la classica brioche, che per carità buonissima, però alza in una maniera velocissima la nostra glicemia e quindi il nostro livello di zuccheri nel sangue, abbinata al cappuccino, assolutamente deleteria e disfunzionale per quella che è la nostra salute. Quindi mi spiace per tutti gli amanti del caffè e del cappuccino, ma caffè e latte sono un abbinamento che davvero non ci fa bene, proprio perché capite che un pasto che ci provoca una digestione, che prevede una digestione di 3 ore, non può che essere una soluzione leggera. Ok? Quindi, oltre ai 6 consigli, pensate, datevi la risposta alle 3 domande che vi ho fatto. Se avete voglia, mettetele anche su un post-it, su un quadernino. Magari utilizzate un quadernino per fare lo schemino del vostro piano settimanale. Rispondete alle vostre domande e provate a eliminare l'abbinamento caffè e latte, che sicuramente ne gioverà il vostro inizio della giornata. Inizierete con una marcia in più, togliendo questa abitudine. Ok? Andiamo a leggere altre domande. Allora, un'idea per il fuoripasto. A volte ho proprio bisogno di qualcosa a metà mattina, a metà pomeriggio. Allora, come abbiamo detto prima, il fuoripasto, cioè la metà mattina, in realtà la metà mattina e metà pomeriggio non sono dei fuoripasto che non vanno bene, anzi, sono degli spuntini funzionali a non arrivare al mattino morendo di fame. Per cui il primissimo consiglio è utilizzare la frutta e la frutta secca. Se è troppo poco, abbinate un frutto alla frutta secca sia a metà mattina che a metà pomeriggio. Morena, dimmi se hai già provato, se lo ritrovi che non sia abbastanza sufficiente, però appunto un frutto, una manciata di mandorle o noci al mattino, idem al pomeriggio, sono lo spuntino ideale. Se però volete, ne possiamo parlare meglio la prossima settimana. Ditemi anche se avete appunto delle esigenze particolari, qualcosa di cui parlare la prossima settimana, così ne approfittiamo. Marisa, non lo prendo col caffè, quindi ottimo, non abbiniamo il caffè al latte. Bene, altre domande per ora non ci sono. Morena, dimmi se ti ho risposto e se tu oggi stavi appunto facendo gli spuntini, ma perché dicevo prima che queste abitudini è proprio importante metterle in atto oggi? Beh, io sicuramente da quando ho l'abitudine di fare gli spuntini non riesco proprio ad arrivare a metà mattina o cioè a pranzo o a cena senza farli, quindi ne ho assolutissimamente bisogno. Adesso mi faccio venire anche in mente delle altre idee per gli spuntini, ma appunto iniziare con perché la frutta e la frutta secca, perché sono iniziare oggi e perché così, perché sono cose molto comode anche per un domani. Oggi possiamo introdurre questa abitudine perché siamo a casa, abbiamo il tempo per organizzarci, possiamo tranquillamente metterci un timer sul telefonino, fare una pausa da quello che stiamo facendo e preparare il nostro spuntino anche con la giusta cura, la giusta attenzione, la giusta coccola, no? Abbinandoci magari una tisana, abbinandoci magari una spremuta. Un domani, frutta e frutta secca sono molto comode da preparare. Mentre io mi preparo il mio pranzo da portare al lavoro, mi faccio il mio Tupperware con la mia frutta. Esistono già delle bustine con frutta disidratata e frutta secca che diventano degli ottimi snack sani, consistenti, giusti, che appunto cercano di bloccare quel senso di fame che appunto poi ci porta ad arrivare a pranzo o a cena e ovviamente a sgarrare, quindi a sgarrare mentre stiamo preparando, a anticipare il pasto con qualche stuzzichino e quello è sicuramente insomma il peggio. Quindi quelli sono sì considerati fuori pasto. Questi snack invece sono assolutamente funzionali e da inserire oggi che abbiamo tempo per poter portare poi avanti questa abitudine in un secondo momento, quando torniamo alle nostre abitudini, alle nostre routine.
Ragazzi, ogni tanto mi giro perché ho il cellulare dove vedo i vostri nomi e i vostri commenti. Spero di aver risposto a tutto. Se avete delle curiosità per la prossima settimana, scrivetemi nel gruppo, mandatemi dei messaggi privati, così mi preparo per la prossima settimana e mi piacerebbe sapere appunto se siete riusciti a mettere in atto questi semplici consigli, se vi sembrano difficili, complicati, se trovate delle difficoltà e in che cosa, così ne parliamo e proseguiamo insieme. Io ragazzi direi che vi saluto perché vado a fare il mio spuntino fatto di ananas e una manciata di mandorle, di noci, adesso vedo che cosa trovo di frutta secca, vorrei delle scaglie di cocco, ma non so se ci sono, credo di averle finite. Quindi insomma, oggi dobbiamo anche un po' ingegnarci con quello che abbiamo in casa. E